Salve, oggi si parlerà delle contraddizioni nelle sacre scritture, in particolare Nuovo e Antico Testamento. Piccola premessa, perché è interessante la contraddizione nella vita normale così come nella logica matematica? Perché la contraddizione che cos'è? È l'affermazione di una proposizione A, qualsiasi, e contemporaneamente l'affermazione della sua proposizione opposta, chiamiamola non A. Proposizione A, per esempio, può essere io ho un libro in questo posto, la proposizione B è io non ho un libro in questo posto. Queste due affermazioni non possono coesistere contemporaneamente, il libro c'è o non c'è, per cui evidentemente è un'affermazione solo teorica che non può essere applicata alla realtà, tanto che quando in una teoria si trovano delle contraddizioni, la teoria viene definita inconsistente, cioè che non può consistere, cioè che non ha consistenza, che non può essere applicata alla materia della realtà, perché nella realtà una cosa o è o non è, non può contemporaneamente essere e non essere qualcosa. Passiamo all'esempio pratico. Matteo capitolo 5, il discorso della montagna, molto famoso. Gesù era già molto conosciuto, c'erano molti discepoli che venivano un po' da tutte le parti per ascoltarlo. Lui sale sulla montagna, poi si ferma e tutti si mettono ad ascoltare quello che dice. Discorso molto molto famoso. Guardiamo soltanto il verso 38 e seguenti. Dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi dirò di non resistere al male, anzi, se uno ti colpisce alla guancia destra, volgigli anche la sinistra, e così via. Noi conosciamo in breve questo come il principio del porgi l'altra guancia. Invece, nel Levitico, che è il libro delle leggi dell'Antico Testamento, dice Dio: chi percuote a morte un uomo dovrà essere messo a morte, eccetera, eccetera. Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro, cioè la vendetta. Occhio per occhio, dente per dente. Sono due principi inconciliabili, o è l'uno o è l'altro. Da una parte si dice se, Nuovo Testamento, se ti fanno qualcosa, porgi l'altra guancia. Nell'Antico Testamento si dice se ti fanno qualcosa, puoi vendicarti. È legittimo. Queste sono due affermazioni tra di loro opposte, non conciliabili. E quindi formano apparentemente una contraddizione. Quindi un modello di questo genere non è applicabile alla realtà. A prescindere che sia si parli o non si parli di Dio, e quindi di qualcosa di immateriale, non importa, realtà nel senso di cose reali che esistono, che sono. Questa contraddizione è molto interessante, anche molto famosa, non sto inventando nulla. E viene risolta in diversi modi. Il primo modo è quello ateista. Ah, ho trovato una contraddizione, Dio non esiste. Del resto, se questa è parola di Dio, se nell'Antico Testamento Dio dice ti puoi vendicare, nel Nuovo Testamento Dio dice non ti devi vendicare, allora c'è una contraddizione. Ma questa cosa, questa posizione è un po' debole, perché sarebbe un po' stupida da parte di un ipotetico complotto mondiale per far credere che Dio esiste. Perché dice proprio Gesù, almeno come riporta Matteo, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, quindi fa capire che lui effettivamente sa distinguere, che sta dicendo una cosa diversa. Non è che non conosce l'Antico Testamento, sa perfettamente che sta
dicendo un qualcosa di contraddittorio all'Antico Testamento. E quindi la posizione ateistica è un po' debole. L'altra posizione è quella cattolico in generale cristiana, che è il mistero. Perché mistero? Il cattolicesimo in particolare introduce nella teologia il principio dell'et-et, che è il contrario del principio di non contraddizione, cioè dice che se ho due proposizioni, due affermazioni tra di loro inconciliabili, co costoro possono anche esistere contemporaneamente. Per quale motivo? Mistero. C'è però una terza via, c'è un'altra possibilità di risolvere questa contraddizione senza ignorarla. È la via dello gnosticismo, in particolare dei catari. L'esempio stesso che vi ho preso è riportato in uno dei report, si direbbe adesso, cioè dei rapporti degli interrogatori che l'Inquisizione durante il Medioevo conduceva contro i catari, prima di farne ciò che noi tutti sappiamo che facevano a coloro che si allontanavano dalla dottrina della Chiesa. E cosa dicevano i catari? Dicevano: siccome c'è questa contraddizione tra Antico e Nuovo Testamento, la soluzione non è che Dio non esiste, o Dio ha cambiato idea, o Dio, si è dimenticato, oppure Dio non esiste. No, la soluzione è che stanno parlando due dei diversi. Cioè ci sono due dei diversi che stanno dando ognuno la propria versione della legge. È tutto qui. È una cosa molto interessante perché ci aiuta a superare alcuni pregiudizi o preconcetti che possiamo avere non solo nei confronti della religione, ma in generale di qualsiasi situazione. Cioè bisogna verificare in effetti se c'è una contraddizione, cioè se è lo stesso soggetto ad aver fatto due affermazioni tra di loro inconciliabili. Dunque, approfondendo, si potrebbe, per esempio, capire che i catari e l'ognosticismo in generale dicono che il Dio cattivo è quello dell'Antico Testamento e il Dio buono è quello del Nuovo Testamento. Perché? Noi tutti sappiamo che il Dio dell'Antico Testamento è quello cattivo, vendicativo, che parla di terra, di popoli, di tempo, di spazio, di famiglia, di roba della terra, che è poco nobile, poco trascendente. Invece il nuovo Dio, quello del Nuovo Testamento, è un Dio molto diverso, universale, del perdono, della bontà, dell'amore. E questa differenza spiega anche e risponde anche alla domanda fondamentale di ogni uomo che prima o poi nella sua vita si fa: ma se esiste Dio, perché esiste il male? La risposta dell'ognosticismo è perché il mondo è stato creato dal Dio dell'Antico Testamento, cioè da quello cattivo. E quindi è normale che un Dio cattivo abbia creato un mondo cattivo. E poi il Dio cattivo dica di sé che è buono, gioco forza, va da sé, non è. La fonte è sospetta, dice il diavolo nell'Avvocato del Diavolo nel film. Del resto, questa possibilità di avere più dei differenti era già un po' contenuta nel primo comandamento. La versione del Deuteronomio, quella che segue il cattolicesimo, dice non avere altri dei di fronte a me. E la versione dell'Esodo, sappiamo, nelle tavole della legge, i comandamenti, lo dice molto più chiaramente, dice: non avrai altri dei di fronte a me. Cioè già allora c'era la nozione, la cifra, che c'erano più dei, del resto avevano fatto il vitello d'oro, prima appunto che, anzi, mentre Mosè era andato sul monte. Quindi si sapeva che c'erano più dei differenti. Del resto è un po' strano dire non avrai altri dei di fronte a me senza che ci siano altri dei. È un po' come se, che so,
durante il regime comunista in televisione avessero detto voi non avrete altro sistema economico al di fuori del comunismo. E chiaramente uno deduce immediatamente che ci sono altri sistemi oltre al comunismo, magari peggiori, magari migliori, però ce ne sono altri. Quindi già avevano coscienza, già nell'Antico Testamento ci sono queste tracce, che pensavano ci fossero più dei, che loro avessero il proprio Dio, quello di Israele, e poi ci fossero altri dei che proteggevano altri popoli, facevano altre robe. Quindi questa è un'osservazione, secondo me, molto intrigante, che aiuta un po' mentalmente a disfarsi di certi preconcetti, per guardare le cose con molto più obiettività e non tirare magari delle conclusioni un po' troppo affrettate, soprattutto in ambito teologico e religioso, che è un campo sempre abbastanza minato, non per poteri forti, eccetera, ma perché abbiamo un po' perso nel mondo moderno l'abitudine a trattare e a capire nella mentalità e con gli occhi di allora quello che gli antichi intendevano per Dio, per storia, per popolo e così via. Grazie.